Amici di Player Inside, oggi siamo qui con South Park The Fracture Butthole, che in italiano sarebbe Scontri Diretti. Allora, noi siamo il tizio, questo. Sono là dei fluidi porporei. Esatto. Allora, ci troviamo in questo locale poco raccomandabile. Subito possiamo usare... Il cesso, vabbè, ma proprio questo si poteva usare anche nelle altre versioni. Ragazzi, scusate, mi sto concentrando. Ok, va bene. Ho fatto una bella... ho preso una bella tartaruga. Cosa abbiamo là sopra? Abbiamo visto un ottimo e riutilizzabile preservativo usato, ragazzi. Hanno lasciato la parte migliore, e che noi adesso recupereremo, dentro? La parte migliore, ovvero jizz, ragazzi. Che cos'è jizz in italiano? Non lo so. Okay. Aspetta, dobbiamo parlare con le strippers. Allora, parliamo con le strippers. Parliamo con questa, ok. Oh, che bella. Ok, parliamo con la prima, adesso parliamo con la seconda. Molto bene. Molto bene. Non ci dicono nulla di veramente utile, però noi proseguiamo. Ma tu riconosci intanto personaggi? Parliamo pure con l'altro. Della serie. Certo, lì c'è Jimbo e c'è anche l'assistente, non mi ricordo come si chiama. No, è lo zio Jimbo con quello là. Come si chiamava? Red, Head, non mi ricordo. Ned. Allora, stanno rimorchiando, ovviamente per necessità di trama, che non vi spoileriamo. E quello gli ha detto, c'è fucking hot as fuck. Cioè, praticamente trovano questi due maledetti ubriachi, trovano attraenti questi due bambini. Ragazzi, una cosa assolutamente inappropriata. Sì, ma inappropriata brutta. E noi dobbiamo adesso... Adesso vedete. No, ragazzi, vedete, ragazzi, terrificante, fare. Terrificante. Attenzione, ci stiamo solo strusciando, non preoccupate, non è che stia succedendo niente di che. Vediamo che cosa succede però. Ok. Praticamente quelli gli ha detto non parlate finché non ci avrete soddisfatto. Molto bene. Molto allora, che bene. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una lap dance minigame, ragazzi, una vera e propria challenge. No, ragazzi, non questo gioco è il contrario del politico lì corretto. Il politico lì corretto, sbattetevelo nell'anno. Questo qua, praticamente dobbiamo fare una sorta di minigioco. Nel frattempo scorreggiare. Cioè, nel frattempo scorreggiazzare. Ragazzi, probabilmente faremo il walkthrough, ve lo dico prima. Sì, questo sì, perché... Perché state vedendo il tenore di questo gioco, no? Okay. Però cosa la tenni? Tu fai avanti e indietro, io faccio il quadrato. Così collaboriamo. Molto bene, ragazzi, il gioco operativo. Ah, ci stiamo arricchiando. Ci stiamo schiacciando dentro questo schifoso, okay, adesso facciamo la seconda. Vai, okay, giriamo. Vai, no, al contrario, ragazzi, al contrario. Sì, ok, adesso tu gira al contrario. Ma veramente... Ragazzi, vi chiedo scusa. No, noi non chiediamo scusa, ragazzi. Il politico lì corretto non va bene, quindi dovete... Ma questo è beno. Ma deve fare sopra e sotto. Attenzione perché. Ragazzi, ci vuole tecnica per questo, Ci vuole tecnica, no, non è da tutti. È veramente un pro dopo one two switch una volta. Premi. Ok. E l'abbiamo fatto. Ragazzi, abbiamo piritato in faccia. Ragazzi, abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Abbiamo fartato prepotentemente in faccia. Stanno cercando una ragazza che si chiami Classy, okay. E quindi hanno fatto tutto questo per investigare, in sostanza, ok. Allora si sono arrabbiati perché... Okay. E giustamente dice no, voi non potete trattarci così, puoi andarvene. Quindi addirittura il nostro Scott si è di prepotenza, no? Presentato come Capitan Diabete. Adesso dobbiamo ammazzarlo. Allora, ragazzi, il sistema di combattimento di South Park Scontri Diretti è molto molto più profondo di quello di South Park Stick of Truth, ovvero il bastone della verità. Perché sì. Probabilmente Ubisoft ha fatto ammenda, ha capito che ci voleva dell'innovazione nel sistema di combattimento, perché altrimenti la gente l'avrebbe trovato di nuovo troppo semplice. Devo dire che il sistema di combattimento di Stick of Truth a me piaceva, era fatto bene. Sì, però era un po' troppo semplice, rendeva il gioco in generale semplice. Sì, in effetti sì. Ok, mettiti qua davanti a lui e piritagli da dietro. Ok, perfetto, perché lui ha una mossa e praticamente peta in faccia la X, quadrato. Ok, molto bene. No, cerchio. Ok, petazza. Molto bene, ci siamo, riempiamo la barra del Goj, l'abbiamo spiritazzato. Ok, vado. Sì, ragazzi, è tutto a base di piedi. Vi ricordate la Gamescom? Ci abbiamo giocato con tanto di Nosolus Rift. Io ci ho giocato con tanto di Nosolus Rift. La nostra Midna qua a stare a ridere beatamente, mentre io mi sorbivo mi succavo, mi inalavo i piriti. Allora, hai avuto già fatto fuori? No, perché praticamente aveva l'elettricità dal colpo di prima, perché ogni cosa ha la sua barra. Okay. La sua, scusate, il suo elemento. No, ragazzi, quindi siamo noi le come quella di Antonella Clerici, giustamente. No, io ho tolto niente, perché questo ha tipo una protezione contro le scorregge. Ok, quindi... La protezione contro gli scorreggi è tremenda. Ma vi rendete conto che la nostra Midna è tutta principessina? Può giocare a me una piace. Cosa del genere. Quando una cosa non si pone dei limiti, mi io piace. Io sono per gli eccessi. Attenzione.
L'insulina scorre dentro di me. Sì, oh, ma che carino. Che carino, il D è bello. La X. E lo possiamo piritare abbastanza, è scioccato. Ha preso lo shock. È quello che capitava ogni tanto alla mia famiglia quando io mi esibivo in peti sonori. Lo shock. Ok, lui morirà. No, dai, ok, lui è morto. Fatti ammazzare il nostro. Va bene, però io ho ancora il tipo. Okay, ah, è morto. C'era lo shock di prima che ha funzionato. You win, ragazzi, una first time. But non è finito tutto qui perché dobbiamo adesso fare altro. Quindi praticamente è il DJ che chiama le varie ragazze e quindi gli dice: se gli facciamo un drink per distrarlo, possono chiamare questa ragazza. Esatto. Quindi facciamogli sto drink, così al microfono possiamo chiamare questa fottuta classica che ci sta rompendo le palle. E che cosa possimo mettere in questo drink? Vediamo adesso. Ragazzi, io dalla... Allora, se vedete un po' la grafica del drink, non sono proprio fiduciosissimo che non sia fatto di resti biologici umani, però probabilmente è così. Allora, vediamo cosa c'è qua dentro, perché comunque potete interagire. Abbiamo messo dried beef, cioè carne secca, poi. Allora, possiamo accendere qua il propano con il petardino. Un fuoco d'artificio. E adesso scorreggiamoci di sopra. Scorreggiamoci di sopra, però a distanza, con questa cosa, l'Iron Man. E che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un barattolo che era pieno di sperma. Fantastico. Molto bene, siamo entrati in una stanza a prova di ASL, di ASL, di controllo dell'ASL. Io direi di andare a prendere questa qualcosa qua dentro. Ecco, sì, di rompere questa parte. Vabbè, le cose che si possono rompere sono facilmente identificate. Rat shit, ragazzi, abbiamo preso merda cioè di topo. Esatto. La nostra vita praticamente non può parlare questo, perché è tutto parlaccio. Sì, però vedete, sto giocando, sono molto preso. Nel frattempo io lutto, perché ragazzi, scusate. Ragazzi, il loot è veramente il trionfo dei veri giocatori di ruolo, perché se non luttate... E poi soprattutto in questo gioco in particolare fa ridere da morire, perché ci sono oggetti allucinanti. Allora, ci manca l'ultimo ingrediente. Esatto, che per prendere probabilmente dobbiamo andare qui. Esatto, rubiamogli le mance a questo stronzo che ha il bambino, vedi, che gioca al telefono. Ragazzi, questo perché... Questa è satira fantastica. I lavoratori oppure i genitori degeneri che non sanno badare ai propri figli, che li lasciano da una parte col telefonino e YouTube. Una cosa schifosa. Una cosa schifosa, ragazzi. Soprattutto YouTube, che lo fanno, gli fanno guardare South Park. Esatto. Ma allora, gli hai preso un dollaro. Abbiamo preso il gin e tonic, però lo dobbiamo craftare. Il gin e tonic è probabilmente l'unica cosa commestibile in tutto questo drink. Ragazzi, questo è il nuovo, vedete, la nuova interfaccia del telefono. Come se fosse un cellulare. Dove c'è anche Instagram. Ci andiamo in Instagram, vediamo che sarebbe l'Instagram del procione. No, bellissimo questa cosa. Captain Diabetes. Madonna, che fantasia. Vi ricordate in Stick of Truth c'era una sorta di Facebook che era fatto molto bene, anche se però era un po' circoscritto. Vedete, questo qui è molto più ben sviluppato. Ok, craftiamo il nostro speciale. Crafty sta per Etsy, che è un sito dove si possono vendere cose craftate a mano. Comunque posso craftare anche il burrito. Ok, non craftiamo il burrito, no, no. Probabilmente è energia, è la pozione, no? Craftiamo la merda di topo, lo sperma di quello là, con gin tonic, che però probabilmente era di terza categoria. Molto bene. Ma in realtà gliel'hanno voluto mettere loro, perché non c'era bisogno, bastava dargli un drink qualsiasi. Cioè loro hanno voluto rovinare. Okay, io penso che questo faccia schifo abbastanza per darglielo al ci vuole, poi tra l'altro è visibile. E poi gli stiamo pure piritando. Perfetto. Per renderlo più... profumato, no? Diamo il drink al tipo. Che si è sentito male perché dentro c'era di tutto. Oh, penso che qualcuno abbia scorreggiato il mio drink. Devo andare in bagno. Molto bene, adesso lui fa il DJ e chiama Classy. Cercando, e adesso si esibisca sul palo Classy. Vediamola un po'. Vediamo questa Classy. Ci riprova, dai, la richiamo. Dai, Classy, eccola. Non è niente di che. Amici, ma tu non sei il DJ? Oh, fantastico, l'abbiamo trovata, però sta scappando. Ok, dobbiamo seguirla. Inseguiamola. E qui finisce la demo, ragazzi. Finita la demo, una sul più bello. Ragazzi, posso dire una cosa? Questa demo... dovrebbe farvi capire un po' di cose. Tra l'altro molto più significativa della demo che abbiamo giocato alla Gamescom. Ragazzi, niente, quindi fateci sapere cosa ne pensate. Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ragazzi, 5.000 like per farcelo vedere. Per farglielo leggere. La serie completa, ciao.